Fabio è una persona molto umile. Lei è arrogante, lo dica. L'ho visto che è venuto qua a salutare. Io sono un no, il sindaco, no. Allora lo dica al sindaco, arrogante. Io l'ho detto che è testa. Umilissima. Capito? Aspetta che passino le lumache quando sente la mano. Allora adesso questa, glielo dica al suo Cesare, mi dispiace. Mi dispiace, ma qualcuno del palazzo dovrà rispondere alla magistratura. Mi dispiace, mi dispiace, ma qui ci sono delle responsabilità omissive. La richiesta del ministero è stata trattenuta illecitamente, per un mese e mezzo dentro gli uffici. Allora le faccio una domanda. Il presidente del consiglio, che doveva e deve convocare il consiglio, quando è venuto a conoscenza della lettera del ministero a firma della dottoressa Cesi, mi sa rispondere? È passato, lo chiedeva a lui. Ah, che ne so io. Ma lei è capogruppo, perché non gli ha detto? Ma che gli posso dire che allora non è informato, allora glielo dico io. Allora glielo dico io. Il presidente del consiglio Angelucci ne è venuto a conoscenza ai primi di novembre. Glielo dico io, è certo questo. Se non è certo, sono un bugiardo, lei mi può dare del bugiardo. No, ma dico che allora, no, Silverio, qua non va bene niente. Silverio, qua non va bene niente. Allora, se per te va bene, per me, se per me non va bene. Allora, io voglio sapere da cittadino, fino ai primi di novembre. No, Silverio, non va bene niente. Qua la politica... La politica non si fa così in questa città. Basta morbidezze, basta morbidezze. Basta, siamo incazzati. Allora, io voglio sapere... Silvia, siamo tutti incazzati qua, basta morbidezze, anche i capigruppo si dovevano muovere prima, cavolo, hanno aspettato il 22 di novembre, ma che opposizione abbiamo in questa città? Allora, no, di Cesare, io voglio sapere, dalla metà di settembre, fino ai primi di novembre, questa lettera della dottoressa Cesare, dove è stata? In che cassetta ci sono? Chi l'ha trattenuta? Faccia l'accesso agli atti pubblici e è consentito. Io so dove è stata. Lo chieda. Io l'ho vista il 20 di novembre. Lei l'ha visto il 20 di novembre. Noi abbiamo fatto una lettera a tutti i capigruppo, e lei ce l'ha questa lettera, in data 2 novembre. Allora, nella quale lettera constatato che tutto dormiva, constatato che non si provvedeva a convocare il consiglio, noi abbiamo detto a sindaco, presidente del consiglio, capigruppo e tutti i consiglieri comunali, abbiamo detto guardate che il ministero aspetta la delibera protocollato il 2 novembre, quindi dal 2 novembre lei era informato che esisteva questa lettera, come era informato il Presidente del Consiglio. Ho chiesto, ecco. Il Presidente del Consiglio l'ha ricevuta formalmente quando? Il 7 di novembre. 7 novembre, ok. Ha fatto la convocazione. Il 22 di novembre. Per convocare i capigruppo ci vogliono 15 giorni. Presidente del Consiglio ha avuto un problema di salute, sapete benissimo, è rientrato anche il 28 di novembre. Ci sono anche vicepresidenti della Consiglio, va bene, dopodiché voi come capigruppo avete deciso. Poi succede, c'era il mio amico Silverio, dopodiché si decide di fare il consiglio comunale entro il 10, Caparuccia prende la pratica in mano, se la trattiene, perché la si è fatta dal capogruppo di fare la commissione. Caparuccia ha detto che lui non si sentire di esercitare il voto plurimo se non avesse ascoltato il parere di tutti. E a tutt'oggi la riunione di maggioranza non si è fatta. Quindi ne deduciamo che il ritardo, sta dicendo una cosa molto seria, che può anche avere dei risvolti di altra natura, non voglio dire qua. Lei sta dicendo che a causa del fatto che la maggioranza non è riuscita a riunirsi, non si è riunita, e si sono accumulate questi ritardi. Questo è sicuro, perché è evidente. Lei sta dicendo per responsabilità di un gruppo politico che non è riuscito a fare riunione di maggioranza, si sono accumulati ulteriori ritardi su un dovere che è istituzionale, che dovrebbe bypassare i problemi che hanno i singoli partiti, no? Ma se uno ha l'obbligo di convocare, convoca e basta. Dopodiché, se non vi siete riuniti, vi riunite di notte, di fretta. Io non allora scusa, ma
Allora, se la maggioranza tutti i consigli dal primo all'ultimo punto puntuale all'inizio e me ne sono andato alla fine, quindi a me non me ne fate le cose. Si ricorderà benissimo, ma allora comunale è stato riconvocato a seguito della richiesta del prefetto dell'Aquila, se lo ricorda, e questa è la seconda volta che risuccede. Allora com'è? Non si può pensare senza una prima. Allora lunedì alle 12:15 ci vogliono rimanere. Abbiamo detto così. Se puta caso cercheremo di fare tutto. Viene ancora rinviato. Lunedì chi ci sta sta? Lunedì finalmente lunedì. No, questo l'ho chiesto io. Chi ci sta? Poteva chiedere pure prima chi ci sta sta, però. Vabbè, siamo italiani. Lunedì chi ci sta, non ci sta, sta sopra il fondo di fatto che le responsabilità per lui comunque ci sono. Le responsabilità ormai ci sono, e quelle che ci sono ognuno se le piglia, però rimane a noi cittadini rimane questo interrogativo, perché per un mese e mezzo minimo la pratica è stata trattenuta nel settore urbanistico senza che venisse data comunicazione formale al presidente Angelucci che era doveroso convocare il consiglio comunale. Lei è un mese e mezzo italiano, 45 giorni 241 chiede gli atti e si fa spiegare, gli atti li conosciamo, e allora c'è bisogno di conoscere gli atti. No, qua c'è una omissione. Io ho conosciuto questo. Qua ci sono delle omissioni. Qua ci sono delle omissioni. Qua qualcuno ha tenuto, non sappiamo se per volontà o meno, qualcuno ha tenuto questa lettera da qualche parte nel settore urbanistico e non l'ha comunicata al presidente Giulio. Guarda caso la coincidenza, il settore urbanistico è diretta dal assessore Cirillo, il quale Cirillo ha ammesso pubblicamente che è in corso, diciamo così, una valutazione, una trattativa, valutazione, un ragionamento, diciamo così, un ragionamento. Guarda caso, alla fine quello che mi dispiace è che ci andrà a rimettere qualche impiegato. Perché raramente i politici hanno il coraggio di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo. Ma dove stanno i politici qua? Quando stanno i politici? È la verità. Dove stanno i politici? Siamo in mano a delle persone che ammettono di non essere politici. No, e allora dimettetevi. Si può chiarire questo arcano? Chi ti amministra? L'amministrazione è eletta dal popolo. Comunque, non purtroppo, ma te avete rovinato. Tutto avete rovinato. Anche c'è la signora che vuole dire una cosa. Perché siamo in una. Ma che cosa state facendo? Niente avete fatto. Che cosa avete fatto? Quello che ho detto che quello sarà poi, perché se ne è già andato lei. Niente, se ne è andato lei. Teniamo due parlamentari. Ma che stanno a fare in Parlamento? Ma che stanno a fare? Ma chi è dai due parlamentari? Che cosa hanno fatto? Per il tribunale, per l'ospedale, per la strada. Ma glielo chiedo. Ma cosa hanno fatto? Questi parlamentari prendono 20.000 euro al mese, adesso si stanno lamentando che gli tolgono 5.000. Che cosa stanno a fare i due parlamentari? Allora dico io, se voi siete stati eletti e il vostro principale impegno e dovere è quello di difendere il territorio, di tutelare la difesa e gli interessi dei cittadini e della città, questo io pretendo che voi facciate. Siamo persone, diciamo, molto educate, molto pacifiche, anche se il primo cittadino viene dal violento. No, ma quella che capisci, sono cittadini, siamo anche dell'Ubriaco.